Negli anni 50 l'orologeria iniziava ad evolversi rispetto a quello che era stata fino ad allora, perché l'orologeria da polso, soprattutto quella maschile, come abbiamo già detto in una precedente puntata, nasce diciamo nel 1904, perché proprio in quell'anno Cartier inventò il primo orologio da polso maschile, perché da donna in realtà già esisteva, per il suo amico aviatore Alberto Santos Dumont, una storia che abbiamo raccontato un po' in tutte le salse qua su Talk. Però possiamo indicare quella data come evoluzione di quelli che erano stati gli orologi da tasca, soltanto che si tratta di un'orologeria dress, un'orologeria elegante, un'orologeria che naturalmente inizia ad evolversi e che prende ispirazione dai modelli da donna molto piccoli, simili a dei braccialetti, a dei gioielli, e che naturalmente iniziavano ad adattarsi ai polsi degli uomini, tant'è che il primo orologio maschile appunto è un Cartier Santos molto piccolino, che poi sarà seguito anche dal Cartier Tank nella Prima Guerra Mondiale. In realtà si tratta comunque di orologi sempre molto piccoli e soprattutto di forma, così come per esempio sarà poi il reverso di Jaeger LeCoultre, l'icona, l'emblema della Belle Époque, quell'era degli anni 20 e 30 che magari racconteremo in maniera un po' più approfondita in una prossima puntata. In ogni caso, questa orologeria di forma elegante, sottile, gioiello, soprattutto in metalli preziosi come il platino, come l'oro giallo, l'oro rosso, arriva ad un punto di svolta proprio negli anni 50, quando, nonostante ci fossero già degli orologi militari, c'erano stati i Panerai negli anni 30, in collaborazione anche con la Regia Marina Militare Italiana, gli orologi iniziano a diventare più sportivi, iniziano a diventare degli strumenti. E così nel 1953, tra questi strumenti che vengono ideati per i professionisti, per specifiche attività professionali, nasce il Rolex Milgauss, il cui nome, neanche a dirlo, naturalmente è un gioco di parole tra quelle che sono le caratteristiche di questo orologio, ovvero Milgauss, ovvero resistente a 1000 Gauss, che è l'unità di misura dell'induzione magnetica. Insomma, un orologio pensato per i professionisti, pensato per gli ingegneri, per gli scienziati che lavoravano al CERN, nelle centrali elettriche. Insomma, un orologio molto romantico che dà il via quasi a tutta una serie di orologi professionali sui quali Rolex poi baserà praticamente la sua intera fortuna, tant'è che i più eleganti cellini sono i Rolex in realtà meno amati, meno apprezzati e meno acquistati da parte degli appassionati, a discapito appunto dei professionali, dal Zub al Sidweller, allo Skydweller e così via, che invece sono sempre stati molto più apprezzati. Non è però la fortuna che ha avuto il Rolex Milgauss, e ne parliamo in questa nuova puntata tra qualche secondo dopo la sigla. Come dicevamo, il Rolex Milgauss non è il professionale più apprezzato della casa coronata, anzi, in realtà probabilmente è il professionale meno apprezzato, insieme anche all'Air King, che fino all'ultima, anzi fino alla penultima versione ha anche condiviso alcune caratteristiche, ma ne parleremo in una puntata dedicata proprio all'Air King, perché sono sicuro che ne vale la pena e un po' cambierete idea. Ma questa è un'altra storia. Il Milgauss è un orologio che nel corso degli anni è stato sempre più snobbato, sempre più dimenticato da parte degli appassionati, e questo naturalmente ha avuto poi effetto, riverbero, anche su quelle che erano e sono tutt'oggi le quotazioni di questo professionale. Quotazioni che in questa puntata speciale ci mette a disposizione il nostro partner del canale, partner di Talk, wewatches.com, un sito che si propone di essere un'enciclopedia dell'orologeria degli appassionati, un sito del tutto gratuito, che analizza le metriche e le classificazioni dei vari orologi anche da un punto di vista del mercato, quindi per chi vuole curiosare su quello che è l'andamento di mercato di alcuni orologi. Il sito è in costante aggiornamento, ma anche tanti articoli veramente divertenti e curiosi, e soprattutto spiegazione da un punto di vista tecnico e da un punto di vista storico di tante referenze, tra cui appunto il Rolex Milgauss. Un sito davvero che si propone di essere punto di riferimento per gli appassionati. A me piace molto, il motivo anche
per cui ve ne parlo, quindi vi consiglio di vederlo, di andare a curiosare, dicevo è gratuito, wewatches.com. E il nostro partner WeWatches ci mette a disposizione quelle che sono le metriche di un andamento di mercato un po' particolare di questo orologio, perché sebbene non sia mai stato amatissimo da parte degli appassionati, così come per tanti altri vintage della casa Coronata in particolare, anche i primi Milgauss in realtà sono apprezzatissimi, amatissimi e anche molto rari, e per questo motivo naturalmente richiedono una certa attenzione, un certo interesse collezionistico. La prima referenza di Milgauss nacque, come dicevamo, nel 1954 ed era identificata con la referenza 6543, la cui caratteristica principale naturalmente era quella di resistere a 1000 Gauss, testati poi dal CERN, quindi erano 1000 Gauss effettivi, e che poi venne sostituito dalla referenza 6541, la più amata probabilmente dai collezionisti, anche la più particolare ed è anche quella che ha ispirato i modelli più moderni, con la lancetta dei secondi a forma di fulmine, a forma di saetta. Una lancetta molto particolare che naturalmente in un orologio vintage dell'epoca degli anni 50 lo rende molto particolare, molto apprezzato e anche molto raro perché quelle lancette che durarono soltanto per pochissimo tempo, poi nel corso del tempo, anche a seguito di service, di revisioni ufficiali, soprattutto in casa madre, venivano sostituite, se danneggiate, con delle classiche lancette, delle classiche sfere dei secondi dritte, soprattutto a punta di freccia rossa, così come nelle successive referenze, che hanno fatto perdere a moltissimi 6541 quella che era la loro peculiarità più caratteristica. Il 6541 poi venne sostituito dal 1019, il Milgauss Vintage più moderno, ma anche l'ultimo Milgauss Vintage. Questo perché nel 1988, quando la produzione iniziò a terminare e cessò proprio in quell'anno del Rolex Milgauss, naturalmente ci si era resi conto che la tecnologia andava avanti. Tenete presente che oggi gli Omega con i loro movimenti coaxial hanno una resistenza a 15.000 Gauss senza neppure necessità di un fondello in ferro dolce, così come era invece per il Milgauss, che era resistente a 1000 Gauss grazie a una gabbia di Faraday realizzata proprio attraverso il metallo dolce. Semplicemente, però, la tecnologia andava avanti e quindi, appunto, il 1019, che era anche il Milgauss forse più banale, possiamo dire meno professionale di quella che invece era stata l'idea iniziale di Rolex di realizzare un orologio strumento, venne interrotta mettendo fine quindi all'epoca Milgauss, che però arrivò a sorpresa a Baseworld 2007, presentato in diverse nuove configurazioni e con una particolarità che i collezionisti amarono subito, anche se credo che non sia ancora oggi apprezzata come dovrebbe, la lancetta dei secondi a forma di fulmine. Tra l'altro, Rolex ha abituato i collezionisti, gli appassionati, a concentrarsi su particolarità così infinitesimali, come per esempio una scrittina rossa sul sub 1680, una doppia scritta rossa sul Sidweller, che una lancetta a forma di fulmine, onestamente, dovrebbe essere un pezzo d'asta. Così come lo sono i vecchi Milgauss 6541, e secondo me questi nuovi, moderni, nel momento in cui cesseranno la loro produzione, diventeranno sicuramente degli oggetti da collezione, magari quando saranno vintage, fra 20 o 30 anni, ma comunque li ritengo davvero molto interessanti. Gusti a parte, naturalmente, perché su quelli non si discute. E così nel 2007, dicevamo, nasce il nuovo Rolex Milgauss referenza 116400, che paradossalmente continua ad avere una gabbia di Faraday in ferro dolce, quindi un secondo fondello sotto quello in acciaio 904L in ferro dolce, sebbene in realtà non ce ne sarebbe bisogno, quindi mantiene questa caratteristica per pura rievocazione storica, per così dire. Tant'è che oggi i movimenti Rolex, per esempio i 3235, quelli con data che equipaggiano diversi orologi, sono amagnetici, cioè sono resistenti a qualsiasi tipo di campo magnetico perché utilizzano delle spirali realizzate con materiali che non risentono più
dell'induzione magnetica. Torna quindi il Milgauss 116400 in tre configurazioni diverse. Con la lancetta, abbiamo detto, a forma di fulmine, color arancione laccata, molto bella, molto particolare, con quadrante bianco, con quadrante nero, ma soprattutto con quadrante blu, che arriverà però soltanto nel 2014, e vetro zaffiro verde. Un orologio molto particolare, molto appariscente, anche amato da Daniel Craig, che lo sfoggia molto spesso con il suo laser verde che parte da questo vetro zaffiro leggermente sporgente dalla lunetta, come Rolex ha abituato normalmente. E naturalmente un orologio che ancora oggi rimane in produzione e non sappiamo per quanto tempo. Il successo riscosso dai nuovi Milgauss naturalmente non è paragonabile ai vintage, che godono di quotazioni e rivalutazioni anche dettate dalla rarità di determinati pezzi. Per fortuna è così e non potrebbe essere diversamente. Però anche il nuovo Milgauss, soprattutto il così chiamato Zeta Blu, quello presentato appunto nel 2014 con quadrante blu, peraltro rivestito di zirconio per avere questo effetto molto particolare, è a sua volta abbastanza apprezzato e soprattutto negli ultimi 2 anni, naturalmente, insieme a tante altre referenze, ha visto una importante rivalutazione sul mercato parallelo dei reseller. Soltanto per farvi un esempio, come riporta WeWatches.com, la referenza 6541 con la lancetta a forma di fulmine, il cosiddetto saettone dial, ha un range di prezzo che varia tra i 100.000 e i 200.000 euro, naturalmente a seconda di condizioni e corredo, e aveva un listino, l'ultimo listino conosciuto, di una cifra pari agli odierni 245 euro. Insomma, un investimento, se così vogliamo chiamarlo, assolutamente pazzesco, soprattutto se pensiamo che si tratta di 245 euro che negli anni 60 naturalmente avevano il loro valore, ma che oggi corrispondono a circa 150.000 euro di media. Insomma, rivalutazioni che soltanto alcuni orologi vintage possono permettersi. Questo è il 6541 con lancetta a forma di fulmine, che abbiamo detto essere anche abbastanza più rara rispetto a ciò che era all'epoca, proprio perché nel corso degli anni naturalmente determinati orologi si perdono, ma allo stesso tempo possono subire delle modifiche, soprattutto in fase di revisione, perdendo così alcuni pezzi coevi e che vengono sostituiti con pezzi più moderni, purtroppo aggiungerei. Ma come dicevamo, anche i moderni hanno subito delle rivalutazioni importanti, soprattutto tra il bianco e il nero, con una preferenza per il bianco assolutamente comprensibile. E infatti, se nel 2012 il quadrante nero era acquistabile per circa 4.500 euro contro i 4.100 euro del quadrante bianco, vediamo che con il passare del tempo il quadrante bianco diventa sempre più apprezzato. Ad esempio, a ottobre 2020 il quadrante nero era acquistabile per 7.000 euro, il quadrante bianco per 7.500 euro, fino naturalmente ad arrivare all'escalation che c'è stata nell'ultimo periodo, dove il quadrante bianco ha toccato ad aprile 2022 punte di 15.000 euro, mentre il quadrante nero era a circa 12.000 euro. Naturalmente ad oggi queste referenze stanno scendendo, come tanti altri professionali Rolex, anche se continuano a mantenere cifre attorno agli 11 e ai 14.000 euro rispettivamente per il quadrante nero e per il quadrante bianco. Questo naturalmente è dimostrazione del fatto che il Milgauss, sebbene sia un orologio da sempre poco capito, soprattutto nelle sue versioni più classiche, bianche e nere, inizia a destare l'interesse degli appassionati. Non potrebbe essere diversamente. È un orologio che probabilmente uscirà di produzione, è in commercio già dal 2007, è un orologio molto particolare con la sua lancetta a forma di fulmine color arancione, e abbiamo visto sul 6541 cos'è successo grazie a quella lancetta a forma di fulmine, ed è anche un orologio che rimane un vero professionale. Per quanto inutile oggi, e questo credo sia in dubbio, rimane comunque un orologio che richiama la sua anima, che continua ad avere la sua gabbia di Faraday, a dimostrazione del fatto che un certo romanticismo, un certo attaccamento all'heritage della casa coronata è sempre presente. In tutto questo, naturalmente, c'è poi da analizzare quello che è il Milgauss
vetro verde, quadrante blu, che naturalmente, un po' grazie alla sua rarità, un po' grazie anche alla sua particolarità e per molti anche bellezza, me compreso, ha visto delle quotazioni completamente diverse. E se viaggiava tra il 2015 e il 2018 a circa 1000 euro in più rispetto ai suoi fratelli bianco e nero, ha visto delle quotazioni molto importanti a partire già dall'inizio del 2021, con cifre sul mercato parallelo che si attestavano tra le 10 e le 11.000 euro, per poi arrivare a delle cifre ben più importanti anche lui ad aprile 2022, che è anche, possiamo dire, il momento di picco, il cosiddetto break-even point del mercato degli orologi e in particolare di Rolex, con punte di circa 17.300 euro e anche qualcosa in più, naturalmente in base alle condizioni, fino a superare i 20.000 euro per degli esemplari nuovi o addirittura pellicolati. E questo credo che sia assolutamente comprensibile per un orologio che è stato effettivamente venduto poco e quindi ci sono pochi esemplari sul mercato. Qualcuno dirà perché piace poco? Sicuramente, ma fra 30 anni significa comunque che saranno presenti pochi esemplari in vendita e questo naturalmente soprattutto per quello che potrebbe diventare un bellissimo vintage in futuro è un valore aggiunto che non è assolutamente da sottovalutare. Insomma, un orologio che ha sempre avuto qualcosa da dire, che il mercato degli appassionati ha promosso a pieni voti per le sue edizioni più vintage, come in particolare la referenza 6541, e che sono praticamente convinto, e lo dico già da un po', potrà dare sicuramente molte soddisfazioni grazie alle sue caratteristiche uniche da non sottovalutare. Insomma, questa era l'analisi del Migaus dalle origini ad oggi che ho voluto fare assieme a voi e insieme al nostro partner WeWatches.com che ci ha messo a disposizione i suoi grafici e i suoi studi e che vi invito a visitare, come vi dicevo, è gratuito e vorrei naturalmente parlarne con voi nei commenti assieme come sempre. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata, questo è Talk, questa è la nostra stanza degli orologi. Ciao!